Tra cultura e sociale, con una programmazione di oltre 6 mesi, il Forum Universale delle Culture entra nel vivo. Al PAN stamattina sono stati presentati gli oltre 120 eventi del programma, alla presenza dei due artisti che questa sera inaugureranno questa sezione del Forum, i musicisti Diego El Cigala ed Enzo Gragnaniello. Non inizia oggi, ha avuto da maggio in poi alcuni eventi già molto importanti, le storie e leggende napoletane, i fantasmi a Napoli, una parte importante a Repubblica delle Idee, una parte di Napoli Shipping Week. Dal centro storico alle periferie, fra musei, teatri, biblioteche e spazi aperti come piazze, strade, chiostri, chiese, castelli, siti archeologici, sono state chiamate a partecipare le più originali realtà artistico-culturali del territorio, attraverso manifestazioni pubbliche di interesse, per creare riflessioni che si focalizzeranno su 5 temi universali: condizioni per la pace, conoscenza, diversità culturale, sviluppo sostenibile e mare. Ed il concept della manifestazione ha anche scelto di diffondere sul territorio della regione altri eventi insieme con gli altri comuni sedi dei siti UNESCO: Caserta, Benevento, Pompei, Ercolano, Ascea, Pestum e Ravello. Parte questa rassegna ad Oxo Sound che andrà avanti fino alla fine, a metà agosto. Poi avremo il Forum delle Città del Mediterraneo ad ottobre, dove ci saranno tutti quanti i sindaci e le istituzioni culturali e le maggiori città europee e nordafricane e del Medio Oriente. E poi ci sarà il Future Forum in collaborazione con l'Ocse, con l'Istituto del Futuro di Copenaghen e di Houston, in cui ragioneremo appunto sugli scenari futuri. Poi ci sarà tutto il grande programma dedicato a Edoardo, 2 grandi mostre sulla scultura napoletana e addirittura sugli Ori e gli Angioini e tantissime altre cose. Elencarle tutte sarebbe quasi impossibile. Sarà un piacere vedere i napoletani e scopriranno mano a mano tutto questo programma un poco alla volta. Stasera succede una cosa magica, perché l'abbiamo fortemente voluto questo incontro fra uno straordinario artista internazionale che è Diego El Cigala ed uno straordinario artista internazionale nato a Napoli che è Enzo Gragnaniello. Suoneranno prima l'uno e poi l'altro e poi suoneranno assieme ed è, siamo convinti che sarà una notte magica. Adesso si entra nel vivo, comincia il programma, quello più importante, da stasera fino al 1° novembre, il Forum delle Culture, di grande qualità e diffusività in tutte le municipalità, con la partecipazione delle scuole, dei giovani, tradizione e innovazione, artisti napoletani e provenienti da tutto il mondo, Napoli contaminazione di culture e di popoli. Ma a Napoli ogni cosa è difficile, ogni cosa è polemica, ogni cosa è conflitto. La cosa che mi fa più piacere è che ci abbiamo fortemente creduto che si poteva fare e l'abbiamo realizzato. C'era chi scommetteva sulla fine di Napoli col dissesto e col fatto che il forum non si faceva. Abbiamo scongiurato il dissesto di Napoli e facciamo anche il forum. Quindi questo è voglio dare un messaggio positivo, che le cose tra mille difficoltà a Napoli si possono fare.